Ciao ragazze, ciao ragazzi! Allora, come sapete, è la seconda volta che provo a filmare questo video. Ci ho già provato la settimana scorsa ed era anche riuscito benissimo, ma appunto, se mi seguite su Instagram sapete che ho dovuto buttarlo perché la ventola accanto alla mia lavatrice faceva un casino terribile. Sono riuscita a staccarla e adesso finalmente posso provare a riprodurre questo esperimento, però perfezionandolo, visto che appunto abbiamo questo vantaggio che la seconda volta che ci provo cercheremo di perfezionare la tecnica. Non è un segreto che sto passando tantissimo tempo su TikTok ultimamente ed ho visto questa ragazza lavare i pennelli e le spugnette da trucco in lavatrice all'interno di una federa. Non ha utilizzato una di quelle buste in cui si mette per esempio la biancheria intima quando andiamo a lanciarla in lavatrice, no, ha utilizzato la federa di un cuscino, ha messo tutto quanto all'interno della federa, l'ha richiusa, l'ha lanciata in lavatrice e il risultato appunto era sorprendente. Tutto è uscito completamente pulito e questa è la federa che andremo ad utilizzare noi. La federa che ho utilizzato nell'altro video appunto, che voi non avete visto ma io avevo già fatto l'esperimento, quella era un pochino più spessa, era di un cotone molto più appunto più spesso rispetto a questa, quindi penso che questa permetterà meglio all'acqua e al detersivo di entrare e uscire e quindi di sciacquare e di lavare bene il tutto. I pennelli che andiamo a lavare sono praticamente i miei preferiti, i pennelli che uso di più, che sono super 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 zozzi. C'è questo di Marc Jacobs, che è il mio pennello da cipria, che adoro e veramente mi metto a piangere se si rovina, un po' per tutti, però c'è lo stesso discorso. Poi ci sono tutti i miei pennelli, questi sono di Urban Decay, sono parte di un kit che mi ha spedito il brand e sono, sì, sono solo questi, e sono dei pennelli pazzeschi. Questi sono super professionali, non perdono un pelucchio veramente neanche a sperarci e li adoro, quindi veramente spero che non succeda niente di male ai miei pennelli, perché al primo esperimento che avevo fatto penso di aver lavati, di averli lavati con temperatura troppo bassa, quindi oggi, perché non era riuscito proprio benissimo, oggi quindi aumenteremo leggermente la temperatura con la speranza che questo non vada a rovinarli, quindi ok, ci sono anche questi miei pennelli Urban Decay e qui ce ne sono altri due. Poi due pennelli Fenty Beauty, amo i miei pennelli Fenty Beauty, sono fantastici anche questi, non perdono setole, sono super 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 morbidi, quindi anche questi impazzisco se li rovino, veramente ragazzi mi metto a gridare che mi sentite fino in Italia, non sto scherzando. Poi abbiamo il mio pennello, no, questo non dovrei lavarlo, io mi veramente ogni volta che faccio questi esperimenti, ok, mi blocco a metà video e penso forse non è una buona idea, forse avrei dovuto fare un altro video, però ragazzi ormai the show must go on, ci siamo, facciamolo. Altro pennello che andrò a lavare e questo di It Cosmetics, che appunto è personalizzato perché mi è stato spedito dal brand con il mio nome sul manico, quindi lo adoro particolarmente. Questo è un pennello da blush, lo uso per il blush, sì, effettivamente, perché io uso i pennelli un po' per quello che mi piacciono, non tanto per la funzione che hanno originalmente, ma questo è effettivamente un pennello da blush, quindi anche questo. Poi abbiamo un altro pennello di It Cosmetics, questo è un pennello da correttore e c'è una parte più ampia e poi c'è la parte più piccolina, quindi un doppio pennello. Poi un pennello di Max Factor e anche questo ce l'ho da un sacco di tempo ed è ancora perfetto. E poi ce n'è uno di Banana Beauty, questi li ho scoperti da poco e sono ottimi, questo è quello piccolino, preciso il pennellino, un pencil brush. Poi c'è questo di Wycon che uso tantissimo, questo l'ho usato anche oggi, la parte angolata l'ho utilizzata per le sopracciglia, per il gel sopracciglia, e dall'altra c'è lo scovolino con cui vado a pettinarle, anche questo non so che fine farà in lavatrice. E poi ne abbiamo un altro di Mesauda, pennello occhi da sfumatura. Le spugnette invece che andremo a lavare, ah no, c'è un altro pennellino, questo è quello piccolino che troviamo all'interno delle palette viso Benefit o anche dei blush. E poi ci sono, allora abbiamo questa spugnetta di Mesauda
che forse dovrei mandarla in pensione, buttarla perché è completamente aperta. Il fatto che io sono molto fissata con la pulizia, eccetera, perché ovviamente dobbiamo sempre, scusate, ok, ecco, lo so che mi tocco costantemente i capelli, dobbiamo andare sempre a pulire molto a fondo i pennelli, le spugnette, perché ovviamente se si formano dei batteri, noi andiamo poi, mentre li utilizziamo, a spalmarci i batteri sul viso, ed è così che nasce acne, brufoli, eccetera eccetera eccetera. Quindi vado sempre a pulire le mie spugnette molto in profondità, forse con un po' di troppa aggressività a questo punto, perché le mie spugnette ad un certo punto sembrano più tipo formaggio emmental che altro. Poi ci sono le nuove beauty blender, le ho usate una volta e questa forse due volte, quindi anche qui mi auguro veramente che non si rovinino, perché a parte il fatto che sono sporche, sono ancora perfette, non hanno neanche un buchino, niente di niente. E poi abbiamo due spugnette, queste sono le spugnette delle Trousse, una è di Givenchy, l'altra è di Dior, e sono spugnette per i compact cushion praticamente, quindi si va a premere e il colore rimane sulla spugnetta. Questo è un illuminante di Givenchy, questo è un fondotinta. Sto usando questo fondotinta da 3 settimane e devo assolutamente lavare la spugnetta, quindi proveremo a lavare anche questo e vediamo che cosa ne viene fuori. Ed eccoci qui, vi presento la mia lavatrice. Tra l'altro scusatemi se ci sarà comunque un minimo di rumore, perché nonostante io abbia staccato la spina, sento che un po' dal sistema di areazione di rumore arriva, quindi spero veramente che non dia troppo fastidio, se così scusatemi. Comunque ragazzi, ci siamo, questa è appunto la mia lavatrice LG doppio cestello, la adoro! Era una collaborazione che avevo fatto tempo fa con LG e sono strafelice di averci lavorato, perché questa è veramente la lavatrice migliore che io abbia mai avuto nella mia vita. Ha appunto il doppio cestello, il cestello questo grande è di 12 chili, è veramente veramente gigantesco. Non penso sia una buona idea lavare i miei pennelli e le mie spugnette qui dentro, per il semplice fatto che essendo così grande e andando noi a lavare soltanto i pennelli e le spugnette, se vado a metterli qua dentro rimbalzando su e giù, vanno sicuramente sicuramente a scatafasciarsi, si rompono, si aprono in mille pezzi, quindi andremo ad utilizzare piuttosto il cestello questo qui inferiore, che è più piccolino, quindi è sicuramente più adatto per un carico così piccolo come il nostro, e in più il cestello, come potete vedere, è orizzontale e quindi c'è molto meno spazio per sbattere in giro, e questo è un pochino che mi preoccupa, perché se andiamo a guardare i pennelli, appunto, hanno tutti una parte in metallo che può danneggiarsi. Non solo, tra l'altro, abbiamo anche teoricamente questa parte, la parte in metallo dei pennelli, non dovremmo mai andare a bagnarla oltre questa soglia, quindi sotto questo punto non dovremmo mai andare a bagnare i nostri pennelli, per il semplice fatto che se si bagnano possono andare a sciogliere la colla e quindi si può staccare la parte superiore da quella inferiore del manico. Tra l'altro, altra cosa molto importante, molti pennelli, allora questo di Marc Jacobs mi sembra sia in plastica il manico, ma moltissimi pennelli hanno il manico in legno. Che cosa significa? Che se andiamo a bagnare il manico, cosa che quando li lavo a mano non faccio mai, se andiamo a bagnare il manico può formarsi muffa, perché se l'acqua va nel manico e poi ristagna, naturalmente può formarsi muffa, quindi batteri, quindi niente di buono. Quindi è molto importante, dopo che laverò i pennelli, dovrò asciugarli anche subito, lasciarli asciugare in modo che appunto non si formi la muffa. Cerchiamo di prendere più precauzioni possibile. Quello che fa la ragazza nel video di TikTok, va semplicemente a prendere la federa, ok? Lancia tutti i pennelli all'interno, voilà! Lanciamo anche le nostre spugnette all'interno della federa. Adesso andiamo a formare un nodo abbastanza stretto, direi, perché non voglio che i miei pennelli appunto vadano a rimbalzare troppo neanche all'interno della federa, quindi la chiudo abbastanza stretta. Questo è il risultato, ragazzi!
Voilà, questo è il cestello che andremo ad utilizzare. Come potete vedere, appunto, è molto più piccolino rispetto a questo che è gigantesco e può contenere 12 kg di carico. E qui andiamo a lanciare i nostri pennelli e spugnette, vi voglio bene, per favore resistete anche a questo. La ragazza nel video ha utilizzato un detergente per pennelli che io però non mi fido a mettere nella mia lavatrice, quindi andrò ad utilizzare un semplicissimo detersivo per lavatrice, anche perché se va a pulire i vestiti che ci mettiamo sulla pelle, andrà sicuramente a lavare anche i pennelli che dobbiamo poi usare sulla pelle. Andiamo a selezionare il tipo di lavaggio. L'altra volta avevo selezionato capi poco sporchi, ma onestamente non era abbastanza, quindi stavolta andrei a fare forse lingerie, visto che la lingerie è biancheria intima e deve essere lavata bene, ma è comunque delicata, secondo me potrebbe essere una buona idea. E quindi questo è quanto, ragazzi, chiudiamo play. Quindi noi ci rivediamo tra 49 minuti esatti e sapremo se il nostro esperimento ha funzionato oppure no. A few moments later. Il ciclo di lavaggio è finito, per poco non sono riuscita a premere rec in tempo per farvi sentire la musichetta, volevo prenderla in tempo quando ha finito, però fa niente, ha finito in questo momento. Andiamo a vedere, ragazzi, se questa è stata un'ottima idea che ci cambierà e rivoluzionerà la vita nel mondo del make up, oppure se è stata la peggiore idea della mia vita. Adesso vedremo. Allora, ok, il nodo è rimasto effettivamente chiuso, ma non avevo dubbi. Si vedono segni di make up sulla federa. Questo mi fa pensare che forse non si saranno lavati alla perfezione. Intanto, se sono interi e se non si sono staccati tutti i manici, già è positivo. Aiuto, ragazzi, non voglio guardare, guardate prima voi com'è. Io non voglio neanche vedere, non voglio vedere niente, com'è la situazione. Allora, ok, ragazzi, allora, sono tutti completamente bagnati e non sono completamente puliti, però sto vedendo che ci sono ancora dei segni di make up, ad esempio questo che è quello di It Cosmetics, come potete vedere ha ancora qualche appunto rimasuglio di trucco, mentre ad esempio questo si è lavato alla perfezione. Forse dipende, mi sa, dal tipo di make up, perché ad esempio questo pennello aveva un prodotto in crema che naturalmente va ad incollarsi sulle setole, mentre questo aveva un prodotto in polvere che si lava molto con più facilità, e infatti questo è pulito. Vediamo quello di Marc Jacobs. Intanto è super positivo il fatto che i manici non si siano staccati. Per adesso non ne vedo nessuno staccato. Allora, questo quindi pulito, questo di Marc Jacobs non si è lavato bene. Sicuramente è più pulito di prima, però non si è lavato bene assolutamente. Devo rilavare anche questo. Vediamo quello di It Cosmetics con il mio nome, adoro questo pennello. Effettivamente, allora, è tutto bagnato, quindi devo andare ad asciugare tutti i pennelli prima possibile, ce li lascerò asciugare all'aria. Questo devo dire che invece è pulito, molto soddisfatta di questo. Quelli piccolini, anche questi, ragazzi, allora, qui purtroppo c'è stato un incidente, qui purtroppo è successa la disgrazia. Una piccola disgrazia, ma è successa, non so se lo vedete, ma si è rovinata la parte finale del manico, quella accanto alle setole, effettivamente si è ammaccata, non so neanche come, perché comunque non avevano tanto spazio per muoversi e per rovinarsi, però evidentemente è stato sufficiente. Questo però non porta nessun tipo di problema per quanto riguarda l'utilizzo del pennello, quindi non sarà un problema, è solo un pochino più brutto da vedere. Tutto sommato però non, appunto, anche questo devo dire è piuttosto pulito. Questi piccolini, anche questi, ragazzi, sono profumati profumo di detersivo e sono super super puliti. Ok, vediamo quelli Fenty Beauty. Quelli Fenty Beauty sono intatti. Questo è il mio pennello da Cipria che non è uscito completamente pulito,
purtroppo, anche questo va rilavato, i pennelli appunto che sono tanto zozzi necessitano di una pulizia più profonda evidentemente, però allora questo, sì, anche questo, tra l'altro ci sono dei tipo dei pezzettini neri, non so se sono pezzettini di qualche manico, di qualche pennello che non riesco a vedere, ma ha perso dei puntini. Comunque questo anche è più pulito di quando l'ho messo in lavatrice, però non è assolutamente pulito al 100%. Questi piccolini appunto sembrano ben puliti, questi due, e anche questo. Onestamente, il fatto è che se le setole sono scure ovviamente è un pochino più difficile vedere se sono pulite al 100%, però onestamente qui non vedo residui di make up neanche da vicino, quindi anche questo non è male. Poi arriviamo alle spugnette, ragazzi. I pennelli devo dire diciamo il 90%, un 75% diciamo, che è più onesto, un 75% si è lavato bene, il restante 25% non proprio. Ma arriviamo alle tanto temute spugnette, perché queste è molto difficile lavarle. Allora, prima abbiamo il pennellino della palette di Benefit, ragazzi. Questo si è lavato perfettamente, cioè non me l'aspettavo. Perché i pennelli? Perché questo no e questo invece sì? Non capisco. Allora, le setole si sono tutte un po' rovinate, sono tutte un po' incasinate, però tutto sommato è squeaky clean, è pulitissimo, non c'è un residuo, niente di niente. Questa veramente, questa è inaspettata. Per quanto riguarda le spugnette, adesso vediamo. Allora, naturalmente sono tutte più grandi rispetto a quando le abbiamo messe in lavatrice, perché con l'acqua naturalmente appunto si inzuppano e diventano più grandi. Però onestamente questa rimane molto molto sporca, cioè qui io non vedo alcuna differenza rispetto a quando l'ho messa in lavatrice, se devo essere onesta. Forse minimamente, ma appunto avete visto com'era prima ed è uscita così. Quindi per le spugnette io ho paura che non sia un metodo molto efficace. Queste sono di colore scuro, ma si riesce a vedere che comunque c'è ancora un bel po' di prodotto. E anche qui si vede, quindi anche queste decisamente non sono pulite, profumano tantissimo, hanno un buonissimo profumo, però sicuramente vanno lavate molto molto più a fondo, e se vado a spremerle vedo il fondotinta. Ciao gatto Denver! È arrivato gatto Denver. Vedo il fondotinta che esce, quindi assolutamente per quanto riguarda le spugnette non è un metodo che potremmo utilizzare, purtroppo. Poi avevamo queste altre due spugnette di Givenchy e di Dior. Se c'è una cosa che non capisco è come mai quella Givenchy, adesso ci ho fatto andare io una gocciolina del fondotinta della spugnetta, però non capisco come mai quella Givenchy si è lavata alla perfezione e quella Dior è rimasta zozza. Non lo so, l'unico pensiero che mi viene è che appunto non si sono lavati benissimo a causa della federa, però se non mettiamo la federa naturalmente andiamo a rovinare tutti i pennelli, quindi non mi va di rischiare, però penso che appunto la federa vada a proteggere il tutto eccetera eccetera eccetera, però non permette ai pennelli, alle spugnette in particolare, di lavarsi bene. E questo è praticamente questa ne è la prova, perché appunto abbiamo messo due spugnette molto simili l'una all'altra, una è pulita, una è super super zozza. Vabbè che questa era un pochino meno sporca, devo dire, e questa aveva un illuminante, questa che ha appunto fondotinta è rimasta così com'era. Penso che tutti i prodotti, specialmente le spugnette e i prodotti appunto che hanno fondotinta, prodotti in crema, non si possono lavare così. Per quanto riguarda il resto, però onestamente, se vi devo dire, non è neanche così tanto male come tecnica, nel senso che quando mi ritrovo, adesso non ne avevo, cioè non erano tutti sporchi i miei pennelli, ma a volte sono tutti sporchi e ne ho veramente veramente tanti, e non vi nascondo che adesso come opzione io prenderò in considerazione anche questa, perché è molto molto più veloce lanciarli tutti all'interno della lavatrice, escono puliti, perfetti, senza stare lì a pulirli uno per uno, perché appunto io sono molto meticolosa nella pulizia e ci perdo le ore. Quindi questo è quanto, mia family, per il video di oggi. Come voto io a questa tecnica darei un
5 più, e ci metto il più solo perché appunto molti pennelli sono usciti puliti, però per quanto riguarda il resto assolutamente no, quindi dai, 5 più secondo me è anche molto onesto. Ma fatemi sapere che cosa ne pensate voi, è una tecnica che usereste mai onestamente? Adesso che avete visto come escono, fatemi sapere, e fatemi sapere qual è il voto che dareste voi naturalmente. Io vi mando un bacio enorme, siete pronti per l'abbraccio di oggi ragazzi, che mi dite sempre che vi piace il momento dell'abbraccio, siete pronti? Pronti? Venite qua che vi abbraccio forte 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 forte. Io vi aspetto domani sempre puntuali alle 17:30 qua su YouTube. Un bacio, ciao.